L'innalzamento dell'aliquota IMU come una delle tessere del mosaico per evitare il dissesto, una delle strategie d'attacco messe in campo dall'amministrazione comunale di Nocera Inferiore in una situazione di crisi che richiede il sacrificio da parte di tutti. La vede così il sindaco Amalio Torquato, mentre insieme alla sua maggioranza, voce fuori dal coro, resta quella di Pino Alfano dei riformisti. Non c'è un bilancio preconfezionato, c'è un bilancio tirato all'osso nello spazio del prossimo bimestre, perché è un previsionale che noi approviamo oggi. Ricordiamoci tutti quanti che da quando ci siamo insediati come giunta il 18 di giugno non avevamo ancora un bilancio preventivo, abbiamo dovuto completare l'attività ricognitoria che si è conclusa il 25 settembre, quindi 30 giorni fa. Abbiamo tenuto 2 o 3 consigli comunali importantissimi in questo periodo. Noi andiamo a gestire proprio, come si dice, l'osso della bistecca, cioè il nulla. Quindi non è che noi ci divertiamo a fare quello che dobbiamo fare perché ci siamo ritrovati pieni di indebitamento. Purtroppo dobbiamo mettere in condizioni le casse di funzionare, e non è che gestiamo un bilancio preconfezionato, anche per volere o volare, questa è la strada che dobbiamo, nostro malgrado, percorrere. L'alternativa sarebbe stata la macelleria sociale, e in questa situazione non ce lo possiamo permettere. Oggi le problematiche sono tante, vediamo quello che sta accadendo in Grecia, in Spagna, in Italia, qua qualcuno dice che non si arriva a fine mese, ma io sono dell'idea che non si arriva neanche alla metà del mese, anche per le imprese, perché ci sono imprese locali che stanno facendo tanti sacrifici, dando lavoro ai nostri concittadini, e penso che devono essere anche ripagati.